Eccoci qua, buongiorno, benvenuti. Sentite la sigla sempre energizzante a lunedì mattina. Siamo in diretta sui canali 231 del digitale di Well TV, in streaming www.welltv.eu e stavo condividendo sulle pagine social di Maurizio Poli la diretta su Facebook. Benvenuti a tutti, bellissima puntata, ma ci serve un po' di accompagnamento e non sono solo, con un buon caffè del nostro sponsor Lucafè, ma abbiamo Giusy Biondelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La segretaria e responsabile di staff manager qui di Well TV, eccola qua l'Angela, eccola qua l'Angela Romagnoli, che ci dà sempre una mano col suo bel sorriso e ci dà una bella carica la mattina. Ricordate che se dovete contattare Angela per gli sponsor, è lei, dovete parlare con lei e cercatela per i programmi di Well TV, è lei lo staff manager, lo store manager di Well TV. Benvenuti, oggi un'altra puntata di Finanziariamente, siamo ancora nell'onda lunga dell'educazione finanziaria, giusto Giusy? Certo. Beviamoci un caffè intanto. Direi ecco, che è ottimo. Ottimo. Un bacio ad Angela, non si può perché siamo in... Non si può. Bruttissimo periodo, non posso baciare neanche le belle ragazze. Un caffè, guardate anche la tazzina è fatta. Buonissimo. Grazie. E però non siamo soli, siamo in diretta e salutiamo subito il nostro ospite, che è un amico anche da molti anni, Rudy Pedron, eccolo qua, che dovremmo vederlo, in diretta da Bolzano. Gli diamo il benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno Rudy. Buongiorno. Ciao Rudy. Buongiorno a tutti. È da anni che è nel settore delle assicurazioni, nel settore del private insurance, e dopo ci parlerà lui delle evoluzioni che ci sono. Oggi la puntata è basata sul discorso della successione, l'eredità, riflettere anche su un dopo di noi, tra virgolette, anche perché se c'è la legge del dopo di noi ne parleremo, ne faremo una puntata speciale, vero Giusy, sulla legge del dopo di noi. Certamente. Inviteremo un notaio magari che ci darà una mano. Sarebbe una bella idea. Sarebbe una bella idea avere qua un notaio che ci parlerà per le famiglie che hanno un disabile in casa o hanno dei problemi dal punto di vista. C'è una legge che si chiama dopo di noi, ma oggi una riflessione sull'aiuto che ci possono dare gli strumenti finanziari come le polizze per quanto riguarda la successione in famiglia e nell'impresa. Diamo subito la parola e un benvenuto a Rudy, che ti introduci Rudy, qual è il tuo ruolo e ci introduci un attimo nel mondo del private insurance. Guarda come sono bravo. Benvenuto Rudy. Grazie ancora, grazie dell'invito. Molto rapidamente, io sono ormai 20 anni che mi occupo di sviluppare la consulenza finanziaria in ambito assicurativo e in ambito finanziario. Diciamo che io da 20 anni ormai vivo un po' a cavallo tra il mondo assicurativo e il mondo finanziario, strutturando servizi e prodotti per la consulenza finanziaria ed assicurativa. Come tutti quanti lo vedete ormai, che il mondo assicurativo e il mondo finanziario e bancario sono sempre più integrati, sempre più connessi. E un argomento come quello che voi avete scelto oggi, che è quello della pianificazione successoria, cade proprio a fagiolo, diciamo, nel senso che per quella che è la normativa italiana, lo strumento polizza di assicurazione in tutte le sue forme che può prendere ricopre un aspetto fondamentale nell'ambito di una pianificazione successoria fatta bene. Infatti questo poi magari sicuramente vi collegherete anche voi su questo argomento, la pianificazione successoria è un illustre sconosciuta tra gli risparmiatori, tra gli italiani, nel senso che è un'attività che viene fatta pochissimo, a differenza di altri paesi, soprattutto europei, soprattutto di tipo anglosassone, quindi è un'attività che non viene fatta, non viene pianificata la successione, ed invece questa cosa andrebbe fatta con chi? Con un consulente che possa fare in tutti questi aspetti decisivi. Importante quello che ci sta dicendo adesso Rudy, l'affiancamento di un consulente che ci accompagna anche nella riflessione da questo punto di vista. Lo so che è antipatico dover parlare che c'è una fine a questa vita e bisogna anche da giovani pensarci, perché faccio riferimento, Giusy, ad esempio, a famosi, non so, Lucio Dalla, è venuto a mancare era in Svizzera, prima di un concerto, per un arresto cardiaco, e l'eredità sappiamo che c'è stata molto controversa col suo compagno e quant'altro. Pensiamo ad esempio a una grande impresa, FAAC di Bologna, che aveva nominato erede universale
la Chiesa Cattolica, la controversia con i familiari che si è chiusa nel 2014 con avvocati, controversie, eccetera. Alberto Sordi, grande attore, che anche lui, grande controversia, l'autista, soldi spariti, eccetera, eccetera. Solo dei flash. Aperta, chiusa parentesi, non c'entra con la successione. Volevamo fare un saluto a... Oggi è venuto a mancare, siamo in diretta, quindi anche Gigi Proietti, un inchino a un grande attore, vero Giusy? Grandissimo attore. Grandissimo attore, non c'entra con la puntata, vero? Non c'entra con la puntata, no, però. Però l'amarezza di perdere un grande come Gigi Proietti è da ricordare in diretta. Quindi Giusy, riflettere su un, come diceva giustamente Rudy, da Bolzano. Sì, io a me viene in mente sempre che... prendo spunto da quello che è stato detto anche venerdì sera per la puntata che abbiamo fatto sulle pensioni. La malattia della rimandite, quando parliamo di successione tendenzialmente abbiamo sempre questo, diciamo, questo atteggiamento di metterci sulla difensiva e di non volerci pensare. Anche se in realtà poi siamo noi che colleghiamo mentalmente il fatto che pensare ad un trasferimento d'azienda piuttosto che pensare ad una pianificazione successoria sia collegato al fatto che noi non ci saremo più. In realtà potremmo anche pensare di cambiare vita o finalmente ad un certo punto della nostra vita di fare quello che ci piace e decidere di non lavorare più, di non dedicarci più alle attività che siamo costretti per responsabilità e per appunto avere un reddito, alle attività che normalmente facciamo e di cui ci occupiamo durante la nostra vita lavorativa. Quindi bisognerebbe essere positivi e lungimiranti nel pianificare, ma con uno spirito positivo, col pensiero che magari un giorno ci dedicheremo ad altro e un giorno avremo tempo per altro, qualcosa di cui per il quale non possiamo farlo durante la nostra vita lavorativa. Rudy, una parola per te, Giusy, torniamo da te dopo e ci parlerai della famiglia, sì, e dell'impresa. Invece per Rudy ha detto una parola importante: non viene seguita questo percorso. Tu fai anche formazione per i consulenti finanziari, per i consulenti assicurativi. È una cosa sentita da questo punto di vista dalle persone che tu dirigi, da che tu formi? Diciamo che da sempre noi nello sviluppo commerciale dell'attività sulle polizze vita abbiamo sempre seguito come principale scopo quello di... utilizzare questi strumenti in ottica di pianificazione successoria, perché la normativa italiana è molto particolare, lo sappiamo tutti, è sempre molto complessa e per questo quando si parla di pianificazione successoria bisogna considerare tanti aspetti e non si può prescindere da sfruttare i vantaggi normativi e soprattutto fiscali che certi strumenti permettono di ottenere. Per cui se volessimo entrare nello specifico delle varie tipologie di prodotto che sono a disposizione, la cosa però che è più importante è quello di saper usare bene questi strumenti. Per questo dico, mi rivolgevo prima al concetto di avere una consulenza assicurativa fatta bene. Troppo spesso io in tutti questi anni che mi occupo di prodotto assicurativo ho visto tantissimi contratti assicurativi fatti male. Ma anche nelle cose più banali, per esempio il primo argomento che viene toccato è quello della indicazione dei beneficiari del contratto, no? Sapete che nella polizza vita io posso stringere un contratto dove posso destinare ad un terzo, che possono essere le persone che voglio io, i benefici in caso di decesso. Molto spesso si vede tranquillamente sul mercato che sono tantissimi i contratti con le cosiddette indicazioni eredi legittimi, che sembra che è una banalità, è una superficialità, che però apre lo spazio a problemi enormi, perché voi avete fatto prima riferimento a dei casi eclatanti di persone famose con patrimoni importanti, ma anche a livelli molto più terra-terra, cioè anche nel quotidiano, nelle famiglie diciamo comuni. Un'errata indicazione di un beneficiario di una polizza potrebbe dare adito a grossi problemi. Potrebbe succedere che si danno in questo modo dei benefici a persone che sono lontane, anche parenti, ma comunque non nemmeno ben volute, per esempio, no? Come primo argomento. Oppure considerate che un contratto assicurativo, quando si chiude, tutti i beneficiari, gli eredi legittimi, sono pagati in parti uguali, non come secondo quelle che sono le tabelle di legittima che vengono provviste dal codice civile. Per quello, ritorno di nuovo, è importante affidarsi a un consulente
valido che sappia orientare bene la scelta, anche su un prodotto teoricamente banale come con una polizza vita. Grazie Rudy, questo sottolineo quello che ha detto adesso Rudy, che è molto importante, indicare esattamente nella polizza, vero Giusy? Per la famiglia, che strumenti ci sono oltre la polizza? Che sistema? Corretto, perché comunque davvero conoscere lo strumento significa saperlo utilizzare per le finalità e gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Quindi questo è fondamentale, conoscere le caratteristiche dello strumento. Spesso dico che gli strumenti sono strumenti, non sono né buoni né cattivi, bisogna utilizzarli per le loro caratteristiche. All'interno della famiglia, vabbè, oltre alla polizza, ecco, innanzitutto la cosa che bisogna assolutamente sottolineare è che quando si parla di polizza si apre un mondo, perché di polizze ce ne sono tante, di diverse, di strutturate, quindi andiamo dalla semplice TCM, la temporanea caso morto, cioè che ci assicura nel caso di prima orienza, alla polizza più strutturata, magari di private insurance, dove all'interno c'è un motore finanziario, quindi all'interno c'è un'allocazione finanziaria, qualcuno, quindi un gestore che si occupa di come investire il nostro capitale. Quindi bisogna capire di cosa stiamo parlando e qual è lo strumento che viene utilizzato. Chiaramente per la famiglia, Maurizio, la polizza, lo strumento più semplice in assoluto. Per iniziare a valutare chi tutelare, chi non tutelare, andare a capire qual è l'esigenza di capitale, di tranquillità e di protezione della famiglia, è sicuramente la temporanea caso morte. È uno strumento di pianificazione successoria per tutti i portafogli. Cioè, quindi chi ha un capitale più importante, ma anche chi ha un capitale meno importante, anzi, addirittura quando siamo in presenza di un indebitamento. La temporanea caso morte è fondamentale per andare a proteggere coloro che si troveranno, nel caso malaugurato che ci fosse davvero una prima udienza, si troveranno a dover rispondere ad un indebitamento. Quindi questa è assolutamente una pianificazione responsabile e consapevole nei confronti della propria famiglia. Poi chiaramente l'altro strumento, e chiudo Maurizio, l'altro strumento più semplice in assoluto sempre per la famiglia è il testamento, quindi laddove almeno ci sia un'individuazione, questo per evitare la comunione ereditaria, per evitare altre liti familiari che potrebbero bloccare e disperdere patrimonio. Bene, Giusy, questi velocemente questi due punti per la famiglia, dopo torneremo sull'impresa. Invece torniamo da Rudy a Bolzano, ci ha fatto un accenno per quanto importante sia l'utilizzo delle polizze per quanto riguarda la successione in azienda e in famiglia, ha fatto un accenno anche all'aspetto fiscale, i vantaggi fiscali che ci sono sostanziali. Vero Rudy, l'utilizzo di una buona polizza ci può aiutare a contenere anche l'aspetto fiscale? Sì, la grossa particolarità che hanno gli strumenti assicurativi è molto banalmente questi, visto che non siano all'interno del cosiddetto asse ereditario. Quindi vuol dire che quando si apre la successione, tutto ciò che è investito in strumenti assicurativi non viene considerato oggetto dell'asse ereditario. Unitamente mi viene da dire anche ovviamente a prodotti come titoli di Stato. Quindi diciamo che titoli di Stato e polizze vita hanno la stessa valenza, quindi sono fuori dall'asse successorio. Non è una cosa banale questa, nel senso che noi banalizzando cerchiamo sempre di dire che dai 60 anni in poi, quando si hanno delle somme importanti finanziarie, quindi diciamo liquide, è cosa buona e giusta utilizzare all'interno uno strumento assicurativo, proprio per questo motivo qui, perché io sottraggo queste somme a tutte quelle che sono le tasse di successione, ma non solo. Voi sapete che l'Italia, questo noi che ci occupiamo di consulenza finanziaria assicurativa lo sappiamo bene, dal punto di vista delle tasse di successione è un vero e proprio paradiso fiscale nell'ambito dei paesi occidentali. E questo uno non ci crederebbe, però in effetti è così. Da noi c'è un'imposizione fiscale altissima, lo sappiamo, soprattutto sul lavoro, ma sulle tasse successioni vi assicuro che siamo veramente a livelli bassissimi in confronto al resto del mondo. Per esempio abbiamo delle franchigie altissime nella successione verso gli eredi di primo grado, no? E considerate quindi che importanza che ha poter sfruttare queste franchigie. Per esempio, gli italiani è un popolo che investe moltissimo in immobili, ci sono patrimoni immobiliari importanti, ma anche per famiglie normali che hanno la prima, hanno magari la seconda casa. Ecco, mettere il denaro il più possibile all'interno dello strumento assicurativo vita vuol dire togliere l'accessorio, vuol dire quindi poter sfruttare le proprie franchigie sulla parte degli immobili. Quindi vuol dire io ho 1 milione di euro per figlio.
magari ho diversi immobili, posso dedicare le franchigie su quello e vado a pagare pochissime tasse. Quindi Questo è un questo è un esempio, esempio di come può no, essere questo fatta è una un esempio pianificazione. calzante. Hai fatto una fotografia perfetta della situazione degli immobili, delle famiglie, eccetera. Ma mentre tu parlavi dell'aspetto fiscale, la Giusy mi ha sibillato così sibillamente, mi ha detto: per adesso è un paradiso fiscale. Quindi, per adesso, cosa commenti su questo per adesso, Rudy? Perché è una parola non detta a caso, questo aspetto qua. Sì, perché ormai sono tanti anni che si parla di questo argomento. Si sa che esistono decreti già belli, pronti, finiti, e che devono soltanto essere mandati in stampa sulla Gazzetta Ufficiale, dove si parla già da tantissimo tempo di modificare appunto le tasse di cessione. Perché, come vi dicevo prima, siamo un po' un caso unico a livello europeo, e quindi, in un'ottica di convergenza della fiscalità dei paesi europei, ci sta che prima o poi, quando laddove ci sarà bisogno di recuperare denaro dagli italiani, cosa che vediamo tutti i giorni, è sempre più probabile, si metterà mano appunto a quelle che sono le tasse di cessione, che verranno probabilmente alzate, alle franchigie, che verranno probabilmente abbassate, e quindi questo diventerà ovviamente un problema. Oddio, da un certo punto di vista gli italiani saranno così costretti finalmente a fare pianificazione accessoria, perché a quel punto, quando cominciamo a vedere che, come in Inghilterra, il 50% del patrimonio in caso morto se ne va allo Stato, qualcuno comincia a prestarci prima. Qualcuno Diciamo rifletterà che in su questo questo. aspetto qui, ci Eh sì. rifletterà perché il 50% è una bella somma, però da per adesso di Giusy alla riflessione tua, al debito pubblico italiano che a fine anno arriverà al 160%, ai prestiti che Più. prendiamo dall'Europa che si chiamano prestiti e vanno restituiti, qualcosa per adesso succederà. Ma torniamo a Giusy, abbiamo parlato velocemente della famiglia, ma per un'impresa, per un imprenditore, quali strumenti possono esserci? Non scenderemo nel dettaglio, Vabbè, Giusy. no, impossibile. Impossibile in 10 minuti, però. Impossibile. No, all'interno delle aziende sicuramente sempre i primissimi strumenti per la continuità aziendale sarà una ripetizione, ma anche all'interno dell'azienda c'è la possibilità di adottare lo strumento della polizza vita, proprio per diciamo, avere quel capitale necessario in caso di premorienza dell'imprenditore, piuttosto per permettere proprio la continuità aziendale. Chiaramente questi strumenti vanno sempre bene. E in più, beh, poi dopo dipende dalla complessità dell'azienda, ci possono essere varie organizzazioni, varie strutturazioni, dal patto di famiglia che è previsto dal codice civile, che quindi anche lì c'è un aspetto fiscale molto conveniente per chi porterà avanti per i successivi, almeno successivi 5 anni, il progetto aziendale, fino a magari qualcosa di più strutturato, come può essere un trust, come possono essere le holding di famiglia. Non sono soluzioni che vanno bene per tutto e non ce n'è una che va bene per tutto. Spesso, tra l'altro, se ne integra una con l'altra, quindi a volte si usano più soluzioni integrate in un progetto più ampio. Quindi dipende dall'esigenza, dipende dall'obiettivo finale e soprattutto dipende dalla famiglia. In realtà l'aspetto più importante, che abbiamo anche già visto sempre nella puntata della Previdenza, ma l'aspetto importante è che in realtà la struttura della famiglia all'interno della nostra società è cambiata. Rispetto a quando è nato il diritto di famiglia, oggi abbiamo delle famiglie che sono famiglie stratificate in qualche modo, cioè la famiglia di primo letto, di secondo letto, quindi comunque figli di primo letto e di secondo letto, quindi abbiamo famiglie più complesse e quindi per questo motivo è anche una realtà più da organizzare, da pianificare, proprio per evitare in primis di disperdere patrimonio, in primis le liti ereditarie, perché si perde valore. Perdiamo il valore delle nostre aziende, Quindi quindi perdiamo patrimonio quando basta un avviso e un buon consulente e un pezzo di carta per chiaramente. valutare, mettere giù un piano di uno sguardo sul futuro, uno sguardo di amore, io dico anche per quello che hai costruito come imprenditore, come famiglia e che vuoi trasmettere, quello che hai fatto tu in modo migliore del tuo amore per la tua impresa trasmesso verso il Sì, futuro. soprattutto perché noi abbiamo imprenditori che hanno anche molto senso di responsabilità, non solo nei confronti della propria famiglia, ma anche delle famiglie che lavorano per la propria Brava. azienda. Quindi garantire la continuità aziendale significa nel futuro proiettare il valore che sono riusciti a creare, quindi che sono stati in grado di creare con la loro abilità imprenditoriale, ma anche garantire il futuro per le famiglie che lavorano per questa azienda. Quindi
il trust, il patto di famiglia, la holding di L'azienda. famiglia, l'azienda, quindi l'organizzazione societaria, sono tutte l'affidamento fiduciario, il fatto di poter prevedere dei manager che spersonalizzano il rapporto organizzazione, famiglia, business, famiglia, governance, Il famiglia. coinvolgimento dei figli nell'azienda. Sono tutte strategie che non è che ce n'è una e basta, sono tutte strategie che vanno integrate, che vanno studiate e calibrate, declinate nella nostra famiglia, cioè vanno proprio un po' personalizzate, cioè sono strumenti tailor-made, quindi vanno costruiti. Grazie Giusy, sempre veloce ma efficace e chiara. Torniamo a Bolzano da Rudy Pedron, responsabile commerciale di Consulting SIM SPA. L'ho detto quasi tutto giusto, Rudy, mi sono perso un pezzetto, è lunghissimo il tuo incarico adesso. Era molto meglio quando dicevo, ecco Rudy, multilife, ed era finita lì. Era molto... Ma adesso hai una responsabilità di 450 consulenti finanziari da seguire e il nome è diventato importante. Ma a parte la mia battuta, che è reale, le polizze, ce ne sono tante, Rudy, per quanto riguarda come strumento per la successione. Un piccolo flash su queste polizze, quali ci sono come strumenti, oltre a quelle che ha detto Giusy, o se vuoi ripeterle. No, beh, prima vorrei ricollegarmi Rudy, però a quanto ha ecco detto che fino adesso. arriva, sta arrivando da Prima Bolzano, vorrei eccolo ric qua. prima mi ricollego a quanto ha detto giustamente poco fa Giusy a proposito della stratificazione delle famiglie moderne. Ed in effetti mi ricollego sottolineando un altro aspetto fondamentale delle polizze vita, che è quello di poter designare liberamente i beneficiari del contratto, che è un po' un ripetere quello che normalmente si può fare già con un testamento. Io posso andare al testamento e posso destinare sempre nel rispetto delle quote della legittima, nel senso che c'è il codice civile, c'è la legge che dice che chiunque, in caso di successione, deve per forza destinare una determinata percentuale ai propri, legittimi o legittimari, no? Io stessa cosa la posso fare con la polizza vita, ma con la polizza vita è molto più semplice, molto più comodo, perché non devo fare un atto notarile ogni volta che voglio modificare qualcosa. Posso semplicemente, con una comunicazione alla compagnia, modificare a mio piacimento i beneficiari del contratto. Ma non solo, non c'è soltanto la comodità di poter destinare quelle percentuali che io voglio e quando voglio il patrimonio che io sto mettendo all'interno dello strumento assicurativo, ma c'è anche la comodità poi dei tempi con cui le persone poi ricevono questi soldi. Nel senso che l'apertura della successione, vi dicevo che la polizza è fuori dalla successoria, vuol dire che non è solo fuori per tutta la tematica della fiscalità, ma fuori anche per tutta la, sapete, tutti sanno il livello di pesantezza burocratica che sta dietro al processo di successione patrimoniale ereditaria. Il poter gestire questa cosa con una polizza vita, affidandoci a un consulente esperto, io in un mese dopo che c'è l'evento ho già praticamente i soldi ai beneficiari che ho scelto. E questo è Quindi importantissimo anche. è importantissimo quello che ci ha detto Rudy. Un mese dopo ho i soldi, un mese dopo. Quindi anche nel momento del dolore, della confusione, del vuoto, il denaro arriva dopo un mese. Cioè, non ha detto una Esatto. banalità, vero Giusy? Soprattutto in presenza di indebitamento. Quindi, cioè, sottolineiamo l'importanza e l'efficacia della polizza nell'ambito dell'esigenza finanziaria. Sicuramente, come dici tu Maurizio, il dolore non te lo porta via nessuno, però poi a dolore si aggiunge anche la sofferenza di poter far fronte agli impegni assunti, di poter dare continuità a quelli che sono i progetti della famiglia. Sono due situazioni che rischiano di essere molto pesanti, quindi stante il dolore della perdita della persona cara, quello è inevitabile, tutto il resto si può fare in modo di alleggerire, di mitigare, di togliere e questo è importantissimo. Quindi lasciamo un saluto a Rudy perché il tempo sta volando, la regia mi dicono che mancano pochi minuti. Rudy, mancano 5 minuti. Intanto lasciavo un sito se era possibile, multilife.it, per dare un'occhiata, giusto Rudy, su tutto il mondo assicurativo dove c'è già spiegato parecchie cose da questo punto di vista, vero Rudy? Nel vostro sito? Assolutamente sì, io ci tengo, anzi a chi volesse approfondire questi argomenti all'interno del sito trova già alcuni spunti, ma poi più che altro ovviamente trova il riferimento sulla possibilità di collegarsi con tutta una serie di consulenti che noi abbiamo in tutta Italia che sono molto esperti in questa materia, perché noi stiamo investendo da tanti anni.
argomento, con la formazione dei nostri consulenti, col reclutamento di persone che sono importanti sul mercato. E quindi diciamo che noi siamo un po' fieri di questa cosa qua, no? Il fatto di poter offrire il meglio dal punto di vista dell'offerta di prodotto, perché noi collochiamo i prodotti delle più importanti compagnie italiane, anche estere, ma soprattutto vantiamo tanti anni di Ecco qua la esperienze regia che nella ci rete sta di facendo consulenza. vedere il sito di Multilife, bravissima la Esatto, regia. Ecco sì. E qua. questo qua, diciamo che insomma, noi siamo certi di poter offrire dei servizi molto interessanti e soprattutto in ottica di pianificazione accessoria abbiamo professionisti formati a vedere la situazione a 360 gradi. È un lavoro che poi, questo quello della pianificazione, va fatto in team perché non tutto può fare ovviamente il consulente finanziario, però insieme al commercialista, al notaio di turno, l'avvocato del cliente, si può completare una pianificazione perfetta e sfruttare quelli che sono i vantaggi delle police e della normativa italiana in generale. Per quanto Benissimo dicevi i Rudy, prodotti che mi ti chiedevi prima, ringraziamo, intanto ti passiamo i ok. saluti tra poco. Giusy ha detto una cosa importante, Rudy, un team per seguire la successione, quindi notaio, commercialista. Certo, perché in virtù delle esigenze della famiglia e del patrimonio della famiglia, laddove c'è una parte immobiliare, laddove c'è una parte aziendale, quindi il patrimonio degli italiani è un patrimonio articolato, quindi c'è l'azienda, ci sono le case, ci sono gli immobili e ci sono i risparmi. A volte non ci sono tutti e tre, a volte ci sono tutti e tre, quindi la necessità di avere delle competenze, delle professionalità integrate in un team o che la collaborano insieme, perché spesso ci si avvale del professionista, dell'imprenditore o della famiglia e è un vantaggio perché ognuno fa la sua parte, non si può essere tuttologi, ognuno dà il contributo della competenza acquisita. Benissimo Giusy, un saluto da Rudy, salutaci con un tuo messaggio da questo punto di vista da Bolzano, grazie di essere stato nostro ospite innanzitutto, lascio a te la parola, dopo concludo io la puntata, prego Rudy, un saluto da Bolzano. Io vi ringrazio sicuramente di questo invito, vi faccio complimenti per l'ottima organizzazione e vi auguro tanto successo per le prossime puntate. È stato un piacere, arrivederci. Un saluto, un abbraccio a Rudy. Ricordo sempre che siamo nel mese dell'educazione finanziaria anche a novembre, il termine 6 novembre, www.quellocheconta.gov.it trovate le varie iniziative, l'hashtag è ottobre edufin 2020, troverete l'articolo di Giusy questa settimana su Mondo Padano, www.mondopadano.it per quanto riguarda uno scudo per il futuro, leggetelo in digitale e in edicola. Se volete rivedere la puntata che diceva la Giusy per quanto riguarda la previdenza, lo speciale che abbiamo fatto e rivedere questa, andate sulla pagina YouTube Poli Maurizio o Your Solution e troverete caricate le puntate per poterle rivedere con comodo o su tutte le nostre pagine social. Vi auguro una bellissima giornata ringraziando Rudy e Giusy e ricordo sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. A lunedì prossimo! Buona giornata!